Ciao a tutti, oggi prepareremo il borotalco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso bianco e bicarbonato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il riso. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo tostare per 15 minuti. 100 gradi, velocità 4. Adesso che il riso è tostato, richiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi, un minuto. A velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con l'aiuto della spatola. Adesso lasceremo riposare all'interno del boccale per 15 minuti il borotalco. Trascorso un quarto d'ora, adesso mettiamo all'interno del boccale il bicarbonato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 10. Il borotalco è pronto. Trasferiamolo in un contenitore per borotalco oppure nel caso in cui vogliamo profumarlo, trasferiamolo in un contenitore e spruzziamo, vaporizziamo del profumo, mescoliamolo e lasciamolo asciugare prima di utilizzarlo. Andiamo a riempire un contenitore. Borotalco si conserva in un contenitore ermetico per 3 mesi. Grazie. E alla prossima ricetta.